Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Ci troviamo in zona banner, ci troviamo nel banner di Rina e siamo qui per cercare di ottenere questo personaggio. Ebbene sì, avete sentito bene, Rina con la R. E mo' vi spiego anche perché l'ho chiamata in questo modo, ma partiamo dall'inizio. Attualmente Guardian Tales sta effettuando una collaborazione con un anime intitolato Slayer, la cui protagonista per l'appunto è Lina. Ma forse non molti di voi sanno che quest'anime ha anche la sua versione italiana, intitolata Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Molto meglio Slayer, ma la versione italiana esiste. E la protagonista, per l'appunto, si chiama Rina, mentre costui è Guido e quest'altro è Zerus. E mi raccomando, signori, andate a dare un'occhiata a quest'anime se ve lo siete perso, sia che lo guardate in lingua originale, magari con dei sottotitoli, sia che lo guardate completamente in italiano. Oddio, nella versione italiana sicuramente ci sono delle censure anche strane, censure assurde, ma si sa, la versione italiana è tutta una censura. Sì, decisamente sì, qua noi purtroppo abbiamo censure su censure in qualsiasi cosa, ma comunque la serie merita e direi ve lo consiglio come anime. Andate a dargli un'occhiata, non è affatto male. E dunque, signori, torniamo a noi, torniamo al banner e andiamo a spendere le nostre gemme. Ne abbiamo 95.000 e io voglio ottenere questo personaggio a tutti i costi. Personaggio che non credo tornerà qui su Guardian Tales, o perlomeno non tornerà a breve, perché oddio, una volta che ti rilasciano un personaggio potrebbe riuscire in futuro, però a quanto ho capito no. Ma noi vogliamo. Abbiamo anche dei ticket miglia particolari che possiamo utilizzare solo per questo personaggio. L'altro personaggio, Guido, lo otteniamo gratuitamente, mentre Zerus non so nemmeno se si può ottenere. Non lo so, magari fatemi sap. Ma a noi attualmente poco importa se l'altro personaggio si può ottenere o meno, perché noi dobbiamo ottenere Rina. Dunque, iniziamo a lanciare le nostre gemme. Speriamo esca subito, anche perché devo ottenere la sua arma. E sono disposto a fare il piti. Non abbiamo nulla come ticket, ma sono assolutamente disposto a fare il piti per ottenere anche la sua arma. Voglio il personaggio, non mi interessa. Quindi faccina felice e non c'è sta niente, quindi skippiamo velocemente il tutto, perché abbiamo tanto tanto da pullare, abbiamo un botto di roba da pullare. E molto probabilmente, se non è coperta da copyright, o comunque se in un qualche modo riesco a rimuovere il copyright dalla canzone, vi metto la sigla italiana come sottofondo musicale di questo pull. Ci può stare, che dite? Beh, direi di sì. Se, insomma, se state sentendo una musichetta di sottofondo, molto probabilmente è quella dell'anime. Cioè, se non c'è sta quella di Guardian Tales, in questo senso. Vediamo se riesco a mettervela addirittura con il parlato, magari proprio in sottofondo, perché non deve coprire ovviamente la mia voce. E al suo interno non è un doppione ed è il premio per il miglior eroe di Canterbury, è per Aleph Golem Rider. Stronzo. Perché sei uscito tu? Oh amigos, sono Aleph l'alchimista e chi se ne frega. Guarda un po', non mi aspettavo così tante ragazze carine. Ehi, splendide, sarò il guardiano della vostra bellezza. Potresti essere il guardiano di qualcos'altro, no? Perché io vorrei ottenere un personaggio in particolare e lei, onestamente, da oggi in poi mi sta sul... Avete capito bene, continuiamo. Sì, prossima multi... E speriamo che non ci faccia spendere troppo, perché comunque c'è pure l'arma da bullare. Quindi faccina triste. E niente, non c'è sta nulla. Qua andiamo noi con le nostre classiche faccine, nella speranza di ottenere per l'appunto questo nuovo personaggio, che tra parentesi credo che sia anche abbastanza performante, abbastanza forte. Non ho la più pallida idea di quanto sia forte Guido, visto che è un personaggio che
praticamente danno a tutti e danno anche la sua arma, ma attenzione che abbiamo un altro pacchettone, ma Rina credo che sia davvero devastante, è un DPS puro, quindi spero che l'hanno reso DPS puro anche qua all'interno del gioco. Il premio per il miglior eroe di Canterbury è per Rina, sterminatrice di ladri. Qualcuno ha detto che Rina in verse è una maga geniale e bellissima. Ok, ok, va bene. Sì, ci può anche stare. Bellissima non saprei, so gusti. Però geniale sì, perché è furba, è scaltra, è intelligente. Te fa delle magie che in un gioco di ruolo dovresti avere tipo 200.000 di intelligenza per lanciarti, tipo in un Dark Souls, prendiamo per esempio sta cosa, ti servono 50.000 punti per lanciare uno dei suoi incantesimi. E che figata la nuova colorazione delle stelle per questi personaggi, bellissime, mi piacciono un botto. Ma passiamo all'equipaggiamento. E qua, so cazzi. Poi non, i ticket dovrebbero tramutarsi eventualmente in ticket normali. Va bene, dai, puliamo anche per la sua arma. Speriamo di ottenerla abbastanza velocemente, anche se per le armi sapete che, insomma, non è propriamente il top, perché ti può capitare di tutto con i pacchettoni bianchi, anche armi che non c'entrano assolutamente nulla, ma proprio zero. Per quanto riguarda i personaggi è un attimino più fattibile. Prima pull, nulla. Continuiamo con le nostre pull. E onestamente ce le potevano anche dare un paio di controller. Comunque per il momento faccina patica, perché insomma abbiamo ottenuto Rina, ma stiamo parlando per le armi e là fammo la faccina triste, che prima ci ha portato forse anche un po' di fortuna, anche perché le gemme iniziano a scalare. Come detto, non è un problema, gli faccio anche il pidi se serve, però non vorrei spendere tutto, non vorrei decisamente spendere tutto. Personaggio che probabilmente potenzio fin da subito. Oddio, non ho i cristalli necessari per potenziarla al massimo, ma sì, sarà sicuramente uno di quei personaggi che metterò in team. In un qualche team sicuramente ci starà Rina. La porto a livello 83, gli potenzio l'arma, gli potenzio gli accessori, gli potenzio di tutto e di più. E nel pacchettone bianco, ti prego, Helios, così, nel pacchettone bianco Helios. Vorrei uccidere gli sviluppatori. Vorrei proprio farli fuori uno per uno, perché non è possibile. Non è possibile. Su, i pacchettoni, quelli seri però noi vogliamo, i pacchettoni seri, guarda, cioè, proprio la faccia triste, parte da sotto, nemmeno parte da sotto, volevo farla più in basso, non parte, ecco, una mega faccia triste. Perché non è possibile. Le nostre gemme se ne vanno. È fortuna che io risparmio un botto di gemme. Io immagino le persone che purtroppo non riescono ad accumulare tutte queste risorse e che vogliono ottenere questo personaggio e che purtroppo non riusciranno ad ottenerlo, perché non arriverà, non tornerà. Quindi se non hanno abbastanza di soldi, attenzione, nel pacchettone delle armi, se non c'è sta qua, signori, ma incazzo male, ve lo dico. Se non c'è sta qua, mi incazzo male, seppure trasformate il pacchettone delle armi. Dunque? Talismano del sangue demoniaco. Rina completa. Personaggio ottenuto. Dai, yeah. Ottimo, sono contentissimo. Abbiamo speso un po' di risorse, ma sti cazzi, e i ticket, teoricamente, se non ho capito male, vengono tramutati in ticket normali, quindi avremmo poi 102 ticket normali. Ci sta? Ci fammo poi eventualmente un piri, ci prendiamo un'arma, sì, un'arma, perché il personaggio non andrò mai a comprarlo onestamente. E abbiamo 114 più altri 102, siamo a 216. Probabilmente poi la multi per un altro eventuale personaggio, qualsiasi altra cosa, sicuramente si fa. Insomma, dai, ci sta, ottimo. Abbiamo ottenuto
Rina ovviamente ci sblocca il pacchetto e mo si va di richiesta su Rina, di potenziamento su Rina, qualsiasi cosa su Rina. Nel libro abbiamo ottenuto nuovi oggetti perché abbiamo la sua arma, anche l'arma dell'altro eroe di Guido, e il tirapugni, 120 gemme, ottimo, ottimo, un botto di roba, utilissimo. Eroe abbiamo Aleph, e ci va a aumentare minimo la difesa, e Lina che ci va a aumentare l'attacco? No, Lina ci dà le gemme. Va bene, a posto. Con questo aggiornamento della collaborazione hanno inserito anche dei minigame in Gilda, nulla di che, nulla di nuovo, ma ci sta anche solo perché abbiamo uno score che magari fa nascere competizione fra i membri della Gilda per ottenere il fatidico primo posto e dunque essere migliori rispetto agli altri, e qui contano solo le proprie abilità. Insomma, non è come lo spaventapasseri che dobbiamo avere i personaggi fortissimi per ottenere un buon punteggio. Qui, per l'appunto, contano le nostre abilità. E abbiamo tre minigiochi. Come detto, nulla di nuovo. Difatti nel primo dobbiamo prendere la roba che ci viene lanciata, come abbiamo visto in altri minigame all'interno dei vari stage. Nel secondo minigame troviamo il classico Snake, dove dobbiamo prendere un fottio di conigli senza sbattere, forse un po' ripetitivo poiché non cambia nemmeno lo sfondo dello stage. Sarebbe figo fra la fine di uno stage e l'inizio di un altro che cambiava un minimo, magari una decina di livelli per dire, poi si ripeteva da capo, sarebbe stato figo. Purtroppo non c'è sta e dunque risulta forse un tantino noioso. Infine, il terzo minigioco ed anche il più figo, nonché quello che si addice di più alla collaborazione, visto che Rina è una maga. Un minigame dove spariamo magie contro demoni. Anche questo non è nuovo, ma se non sbaglio si trova solo in uno stage presente nella torre di Heavenwood, ma potrei sbagliarmi, forse è stato riproposto in qualche altro stage e non lo ricordo io. Ma in questo minigame, a differenza di quello che ho giocato per l'appunto nella torre di Heavenwood, hanno aggiunto i potenziamenti, il che lo rende davvero figo, e spero che in futuro ne vengano aggiunti altri. Sono contentissimo di come sia girato il banner, sono riuscito ad ottenere Rina e la sua arma in circa 10 multi, mentre per quanto riguarda Guido ovviamente si ottiene facilmente, con 100 punti sblocchiamo il personaggio, mentre con 15.000 otteniamo la sua arma. Per quanto riguarda Zeros, non so perché è presente in questa immagine, visto che non si può pullare. Non ho ben capito, non credo che ci sta qua, o forse sì, non lo so, no, non c'è sta qua dentro Zeros. Forse ci sarà una seconda parte? Te lo sblocca dopo, Dio, 400 pietre a 90.000 punti? Cioè te lo fanno portare praticamente al massimo lui, 160, 120, sì, te lo fanno portare al massimo. Ti danno anche una mano corrina, ma lui credo che te lo fanno portare al massimo. Buono, ottimo. Vabbè, per me sarà anche abbastanza fattibile ottenere tutti questi punti. Devo ancora fare la crepa, anzi adesso mi metto a fare la crepa utilizzando ovviamente tutti i personaggi sinergici, così da ottenere il massimo dei punti e per l'appunto sbloccare quante più ricompense il più velocemente possibile. E devo potenziare sti personaggi, voglio potenziare sti personaggi, voglio renderli davvero OP, voglio metterli in team e perché no, magari portarli in qualche torneo contro di voi. Se non avete mai avuto modo di guardare l'anime, signori, questa è l'occasione adatta per approfondire anche quelli che sono i personaggi che andremo a utilizzare per l'appunto anche qua su Guardian Tales. Come detto, esiste anche la versione italiana dell'anime, intitolata Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, che si sa, le censure, le modifiche italiane sono quelle che sono, ne abbiamo anche discusso prima, quindi non ritorniamo sullo stesso argomento. Ma merita, quindi andate a dargli un'occhiata. Non mi resta dunque che augurarvi buona fortuna con le vostre pull, mi raccomando like e condivisioni a palla per supportare serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti ed unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Detto ciò signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Guardian Tales. Alla prossima, ciao a tutti!